bentornati sul canale, nuovo video cosa mangio in un giorno, quindi vi mostro quello che ho mangiato ieri. Ho iniziato la mia giornata con del pan carré con la Nutella. Sì, lo so, devo inserire la Nutella nella mia alimentazione per mettere su un po' di peso, quindi è proprio una fatica per me mangiare la Nutella. Ho accompagnato il pan carré con del latte macchiato, quindi un cappuccino. E tanto lo sostituisco con il latte senza lattosio o con il latte di soia. Per pranzo invece oggi ho deciso di preparare una pasta con zucchine, tonno e pomodorini, quindi una cosa molto semplice. Ho messo a scaldare l'olio con un po' di aglio, taglio le zucchine, le inserisco all'interno della pentola e dopodiché taglio anche i pomodorini. Soffriggere il tutto con un po' di vino bianco, dopodiché quando le zucchine saranno ben cotte e ammorbidite ci vado ad inserire anche il tonno. Io lo preferisco al naturale, tutto quell'olio non lo so, mi dà un po' fastidio, quindi cerco di prenderlo sempre al naturale. Ci metto anche un po' di sale, un po' di peperoncino e quando appunto il mio sughetto sarà pronto vado a mettere la pentola con l'acqua e vado a cuocere la pasta e poi inserisco la pasta all'interno del condimento. È un pranzetto veloce e davvero gustoso. Secondo invece ho deciso di mangiare queste croccole agli spinaci, non è nient'altro che merluzzo con un filo sopra di spinaci. Devo dire che sono molto molto buone, ovviamente io poi ci metto un po' di pepe e anche un po' di rosmarino per renderle un po' più saporite, visto che il merluzzo ha poco sapore. Se volete anche un po' di sale e le metto in forno. Le accompagno con un po' di carote e del mais, ovviamente non può mancare l'aceto balsamico. Snack, ho deciso di mangiare uno yogurt con uno sciroppo di ciliegie che ho preparato in casa, facilissimo da fare. Prima di tutto mettete lo yogurt, io ho usato quello greco che è un po' più denso, ma voi potete utilizzare anche lo yogurt normale, lo mettete all'interno del bicchiere e prendete delle ciliegie possibilmente molto mature e le andate a denocciolare con l'apposito denocciolatore, le andate a mettere in un pentolino con questa ricetta qui, con le dosi che vi do, un po' d'acqua, un po' di succo di limone e dello zucchero, quindi fate cuocere a fiamma media fino a quando si sarà più o meno addensato. Andate a mettere lo sciroppo sullo yogurt e vedrete che è una cosa eccezionale. Se non vi piace lo yogurt, provatelo in questo modo perché è fantastico. Per cena invece ho deciso di preparare una zuppa di legumi, una cosa molto molto veloce da fare. Basterà scaldare una pentola con un po' di olio, se volete un po' di aglio, ci mettete anche del sedano e una carota e anche due pomodori, giusto per dargli un po' di colore. E andate a mettere la zuppa, in questo caso io sto utilizzando una zuppa di legumi già pronta, cotta a vapore, senza conservanti. E questa marca la potete trovare anche a Milano presso i punti vendita Centro della Mozzarella. Quindi faccio soffriggere il tutto e dopo inserisco i legumi cotti a vapore, massimo 5 minuti ed è tutto pronto. È una cosa velocissima e adoro farla, soprattutto quando non ho molto tempo. La mia cena era questa, spero che il video vi sia piaciuto, se è così continuate a lasciarmi tanti like e continuate ad iscrivervi al mio canale. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!